Un diamante rotondo di due carati.
Parigi. Sua maestà dovrebbe aver pietà d'un povero gioiellere che l'ha servita fedelmente, che ora per lei rischia la rovina, la rovina. Un diamante rotondo, 11 carati. Guardate quel gioiello, solo con l'aria segna della regina di Francia, tutto il nostro avere impegnato in quell'impresa. Abbiamo raccolto le pietre d'Olanda, dall'Olanda, dall'Africa, dalla Cina, dall'India, ed ora non la vuole più. Se è troppo cara per la regina di Francia, a chi la daremo, chi la vorrà? Siamo rovinati, rovinati. Undici carati. Siamo rovinati! Ci sono tutti. Che cosa è stato? È stato che siamo rovinati. La colpa è del signor Necker con quella lettera al re. È stato lui a mettere paura alla regina. Sua maestà ha cominciato a fare menzioni. La collana è troppo cara. Non vuol farsi criticare. Eravamo disperati. Allora c'è venuta l'idea di commuovere sua maestà attraverso il delfino. Il cuore d'una madre è così sensibile. Abbiamo pensato che forse per fare un piacere a un bambino l'ha strappata di mano, è scappato e abbiamo giocato a ripiattino per tenere un'ora per il parco. Ah, mio Dio! Poi è salita su quell'albero. Ai bambini piace scherzare. Scherzare? Con 1.800.000 luigi di diamanti? Lasciate che mi dica, signori, che siete state prudenti. Promettetemi di non farlo mai più. Oh,
vostro, signora! Servitor vostro, signora! Sarebbe troppo facile! Buonanotte, signora! Servitor vostro! Ne riparleremo domani! Io con i miei occhi tentare di truffarmi e pugnalarmi nella schiena. Ora avrei controllato. Ma no, questo no! Traditemi pure, ma non trattatemi da stupida! Madame! Ciarlatani, ladri! Vermi striscianti, ingrati, rapinatori! Io vi ho portato a fare, io ho parlato alla regina, ho vinto le sue timidezze, i suoi timori. Tutto per voi. Chiunque può entrare a Versailles. Anche le ragazze del Palais Royal. E voi cosa mi fate? Cercate di avvicinare la regina senza di me. Corrompendo un bambino, profittando della sua innocenza. Noi volevamo soltanto rovinare tutto e che siete riusciti! L'affare era concluso, su me stavi d'accordo! Voi dite che la regina è d'accordo da più di sei mesi? Mi sento male, ma voi dovete stare! E invece, niente! Chiediamo udienza e ci viene negata! Ma che vi aspettavate che vi ricevessi ufficialmente? La regina non deve comparire nell'affare. Ma noi siamo pieni di debiti. I nostri creditori vogliono denaro. Non parole, almeno una garanzia. Già, una garanzia. Ammesso che questo qualcuno esista, perché lo farebbe? Per amor della sua regina! Ma voi avete trovato questo qualcuno? Forse sì, ma non è il caso di parlare. Avete già perso troppo tempo così, con le mie vane promesse. In nome di Dio, signora, non teneteci sulle spine. Non ci penso nemmeno, voi siete uomini d'affari, con mille problemi che non si risolvono, con le chiacchiere di una donna, amici come prima. Serva vostra, ma come? Non sanno niente. Sapete di chi è questa lettera? No, non sanno niente. Non vogliono sapere niente. La pare non si fa più. Per carità, signora. Oh.
ma sei matta? Vuoi troncare tutto così? Zitto tu, andiamo! Signora, signora, noi non potevamo offendervi, perdonateci se abbiamo mancato, non è stato per sfiducia in voi. Anzi, la piccola somma che ci avete pregato di anticiparvi, tra una cosa e l'altra ce ne eravamo dimenticati. Credete di poter comprare la mia dignità col vostro denaro? Dei qua! Va bene, dimentichiamo. Signora, lo sappiamo come esprimere. Grazie, cara, cara signora. C'è. Questa è una sua lettera con suo sigillo. Ma chi è? Silenzio. Se qualcuno ci sente, siamo perduti. La pare non si fa più. D'altra parte, si vede ancora qualche dubbio. Dovete proteggere i vostri interessi. Ebbene, se volete parlare voi stessi con quella persona, tornate qui fra un paio d'ore. Fra due ore, certamente, qui. Qui, andate. L'hai proprio visto? D'accordo. Sono stato a trovarlo stamattina alla suole bene. Mi ha ricevuto subito a tu per tu. Mi ha offerto del cioccolato eccellente. Buonanotte, un uomo incantevole. Hai sentito mai parlare di un cardinale che si faccia servire il cioccolato a letto da tre cameriere? E che cameriere l'hanno riconosciuta? Chiamava Gianine, non ricordi? Insomma, cosa ti ha detto? È scritto qui. Thank you.
Questo matrimonio di Figaro. Mi Susana, un castellano tiene una palabra sola. A chi sta el oro prometido? Ecco, qui la baciate sulla fronte. Besare la frente a su majestad. Impossibile, su majestad se offenderia! E allora compratele la collana che il re non le ha voluto regalare perché è troppo cara. Non vi rifiuterà nulla. Signora! Lo ha detto a me stamattina dopo la messa. Ha detto che avrebbe dato qualunque cosa per avere quella collana. Ha detto questo? Bisogna vedere se quella cosa vale 1,5 milioni di luigi. Siete cattivo con la regina, monsignore. È una donna molto sola. Oh, dice così adesso. Ma mi ha confidato ieri che la regina ha un amante. Merci, l'ambasciatore austriaco. Merci? Oh, ma se potrebbe essere suo padre? Mio fratello ha fatto bene a rifiutare. Non ha nemmeno i soldi per riparare l'ala destra del castello che va in rovina. Per un collier tan valioso è un ornamento importante! Una reina sta obbligata a possedere alhajas excitantes per il pueblo, per il decoro del paese! Invece io vi dico... È una cosa essenziale! Se promettete di non dirlo a nessuno, vi dirò io chi può essere. Choiseul! Ma cosa mi dici? Polignac! Io? Ma è impossibile, ma no, la regina non ha mai avuto amanti! Di chiacchi, ne ha avuti 100, cara, se non 101! Quel bel ragazzo inglese, la passione per i nordici, la pelle per i ghiotti! Ah, per questo il piccolo Epinois ha avuto quel momento di favore! Io ho sentito parlare di Persen! Ma no, Persen è soltanto uno schermo! Usès! Polignac! No, Polignac! Richelieu! Che l'ho vista sorridere all'attaché austriaco. È lui! È lui! È lui! È lui! È lui! È lui! Signori, io sono pronta per la prova! Questo è il momento!
anche il couplet. A voi, maestà.
Che faceva qui Jean? Perché vuole conoscere la regina? Cosa sta macchinando? Quando cala il buio sul parco escono i pipistrelli, i gufi, gli spiriti della notte. Ed ecco Jean con le sue trame a pescare nel torbido. Bisogna tenerla d'occhio. Luna nuova illumina la strada, quel tanto che basta per avere un po' di fortuna. I crucci e gli affanni del giorno, tutto annega nel vino e nella musica. Oh, che vita! Scherzi, truffe, camuffamenti, intrighi. Sempre alla ricerca di ciò che non ho, che non posso avere, che non potrò mai avere. Oh, notte, notte, scendi benigna a coprire tanti orrori e tante perversità. Si è alzato. Avete ascoltato il primo atto de Il diavolo in giardino. Sofà. Dovrete soltanto porgere una rosa ed andarvene. Porgere una rosa? Furbo lui! Come se non sapessi come vanno poi a finire queste cose! Là dentro c'è il vestito
che vi dovete mettere un cappello, un velo. Giallo, un colore che mi invecchia. È scollato in tondo, se potessimo togliere almeno il fascio. Mettetelo com'è e non fate tante storie. Che aspettate? Che siate uscito? Perché è la prima volta che vi svestite davanti un uomo. Che c'entra? Ma il lavoro è un'altra cosa. Va bene, tornerò tra poco con un'amica. Sarà lei a darvi le ultime istruzioni. E ricordatevi, non aprite a nessuno. E non guardate dal buco della serratura. Con stima.
picchiato il culo, sono sistemata per una settimana. E allora non si aiuta una signora a rimettersi in piedi? Dunque voi che non siete più che sorprendente, cosa avete da guardare come un anno fa? Io vi avevo scambiata. Adesso mi vuoi risentire, non mi vuoi risentire.
può esser che Nicole gli ha risposto, lo fanno tutti. Io credo di star zitta. È molto corteggiata, adulata, vi ha dato tutti quei soldi e sapete per cosa? Venire questa sera con signora Rosa ad un tale che nessuno sa chi sia e poi sparire dalla circolazione almeno per un mese. Non mi sembra strano, signore, vestito di bianco a me non mi ha mai bene. Se può comprare, se non lo raccoglierete, forse una mano che avesse bisogno di aiutare. Le tue amiche hanno ragione, stai correndo un gran pericolo. Potrebbe andarne della tua vita, ma penserò io a Nicole. Andatevene tutte, potreste essere coinvolte anche voi. I giardini di Versailles sono pieni di guardie. Perdonateci, cara, vi abbiamo fatto aspettare. Le somiglia? Sì, abbastanza. Pensa che la vedrà al buio. Per me è perfetta. Giudizio, vi aspetta un grande futuro, ma prima dovrete giurarmi il segreto. Lo giuro. Nel vostro interesse, più ancora che nel nostro, una parola di troppo e ve ne pentireste per tutta la vita. Ascolterete in silenzio, gli porgerete questa voce.
questo significa? Arrivando, è qui. La vostra onestà è
che avete lasciato correre un po' troppo la vostra fantasia. È un anno che la regina non dorme pensando a voi. E inzuppa di lacrime i miei guanciali maldesinati, io mi va a dormire anche per un solo istante. Questa non è fantasia. Sono 5 anni che la regina mi ha tolto il saluto. Questi sono i fatti. Il vostro istinto mi dice che la regina vi ama. Smentisce i vostri
La regina avrà bisogno dei buoi. Ben presto per quel piccolo affare della collana. Non può comprarla apertamente e vuole che figuriate voi come acquirente. Avrete da lei un'autorizzazione scritta. Io ho sentito dire con le mie orecchie solo per adorarmi, solo di lui posso aver fiducia. Mi serve una conferma. Ma da chi? Da chi ha il potere di scrutare oltre le apparenze. Questa è la signora della Motte, un'amica fedele ed affettuosa, è lei che ha preso a cuore la faccenda. Tutto sentì. Ma vi rendete conto? Mi rendo conto che giochiamo una partita pericolosa. Voglio l'opinione del mio amico Cagliostro prima di muovermi. Ma questa follia! Volete rovinare? Caro amico, un personaggio di grande importanza sta per incontrarsi con me. Verrà qui da poco. Voglio che voi interroghiate il futuro. Sapere se gli influssi sono benigni, se le conseguenze saranno favorevoli oppure no. Ah, e quando vorreste saperlo? Eminenza! Chiamatemi signore, subito. Lo sono cuose e delegate, udiemmo ci voli, e poi vediamo che giorno è oggi. Giovedì! È sfavorevole, sfavorevolissimo! Picchi non rimannare! Ma lo sapete con che abbiamo che fare? Domani no, picchi è venerdì, sabato hai che fare, domenica riposo! Non andrebbe bene lunedì! Io sono una donna religiosa! Ah, mi rifiuto di sentire manca proprio! Ma la esprima! Mi avrebbe voglia Minenza! E smettetela di chiamare Eminenza! Perché non provate? Sogna così stanco che non riesce a fare un incantesimo. Sì, non posso stare manco a gitta. Voi, signora, permettete. Spero. Ehi! Forse la formula egiziana. Ecco, bravo, la formula egiziana. E gli incensi e i simboli e un manto qui quattro elementi. Facciti presto voi e poi morissi. Manco l'occhi aperti rinesce a teneri stasera. Lunedì veniamo qua con tutto l'occo. Scusate. La regina sarà qui da un momento all'altro. Quando si addormenta non si riesce più a svegliarlo. E portiamolo fuori. È pesantissimo. Fatta! C'è caduto!
Ma cosa fa? Mi ha ammattito! Vostra maestà sarà mai capace di perdonarmi per aver spinto il mio ardire fino a desiderare questo incontro. La mia unica scusa è la profonda devozione che provo per la maestà vostra. E i messaggi che vostra maestà ha voluto inviarmi attraverso la contessa della Motte, una signora che gode della mia stima più completa e che sollevata a vostra maestà da legami di affetto e d'amicizia. Amicizia? Io, amica, di che bella donna! Per modo di dire, anzi direi che l'amicizia, l'affetto sarebbero da escludere senz'altro. O sbaglio? Dai, non sbagliate! E poi, come si potrebbe essere amici di una donna simile? Con licenza di vostra maestà, un'avventuriera, oserei dire una sfruttatrice. Aine, ricattatrice. Una taccheggiatrice. Aine, iettatrice. Una pervertitrice. Aine, dolupinatrice. Ma vostra maestà credeva davvero che io fossi in buoni termini con un mostro come la contessa? Yeah. E forse vostra maestà pensava che ci fosse qualcosa di più che una semplice amicizia? Aia. E forse vostra maestà era dispiaciuta? Sì, sì. Tu hai uscito di me, e non mi potrà s'affacciare la verità, se fin senza mistero cuore mi aprirete, dell'amor mio la sete, placata al fin sarà. Parlate, non temete, e che mesta amore il temo, d'amore prigioniero, per voi palpiterò. Questa regal bellezza a piedi mi entrerò. E questa è la sciocchezza, la verità, la verità, la verità.
regolarmi? Soffoco! Permettete, eminenza! Con questi non vi riconosceranno! E voi chi siete? Un amico fidato, vero Jean? Fidatissimo! Che lastima! Camurrusi! Corpo di sale! Aiutatemi a togliermi questa siepe dalla testa, travestirci da alberi da giardino! Questo vaso di gerani non ci vedo quasi! È un'idea graziosa ma scomoda! Per la veramente si tratta alcuna alla alemana! Travestiti da monumenti! Tutti i monumenti di Parigi! Solo una tedesca poteva venire in mente un'idea così bislacca e di cattivo gusto! Vedo che il tempietto di Venere è abitato questa sera. Vergogna, contessa, non sta bene origliare. Entriamo a vedere piuttosto. Piccola bestia da preda, un giovane infogliato dal piacere con tutti i gusti da pagare, pronto a qualunque mestiere per vivere, ora padrone, ora servo, secondo quello che decide la fortuna. Ho detto tutto, ho fatto tutto, ho consumato tutto. Poi l'illusione si è dissolta e ormai delusa inaridita. Susanna, Susanna, quanti al momento della gran crisi.
Avete ascoltato il secondo atto del Diavolo in giardino, commedia storico-pastorale in tre atti e quattro quadri di Franco Mannino. Portamo cave.
c'ho tu, io non faccio imbrogli e sogno medico, o benefattore dell'umanità. Uto traffico non mi interessa. Un caffè, risitto e accompagna lo signorino. Lasciate che vi dica che la vostra reputazione di medico e benefattore è in pericolo dopo la morte della madre del ministro di polizia. Ma va dinni che stai dormendo. Si dice che la pomata di papavero che le avete somministrato per curarle la fistola le sia stata fatale. Fissarie, la pomata non giovece mai male e a vecchia viva 90 anni e viva come un oggi. Che buonore mia, assunta, finisse di fare il baule? Hai a finire i bauli o hai a fare un caffè? Un caffè? Un caffè? Un caffè, quanto volte dai a dire? Due! Ave Maria! Che razza d'ingrati! Per aiutare il prossimo si finisce in galera. È successo anche a me. In 6 mesi al carcere di pensando. Insomma, che poi? Parlare di ieri sera del cardinale di Rohan, della signora della Motte. Da furfante sembra antipatica ma stato. La cosa che brillante non proprio è. Io ciurissa a sua eminenza e io non mi vuole credere. La signora della Motte è andata dal cardinale stamattina per dirgli che l'appuntamento è fissato stanotte al gran verso della regina nel parco di Versailles. Amico appuntamento con cui... Ritirare il gioiello non sarà la regina, sarà una ragazzetta della casa di Madame du Parc che assomiglia alla regina. È la ragazza stessa, Nicole, che me l'ha convidato. È venita, dillo a mia. Galera, mi mando! A voi, a vostra amica la morte e ciurita a sua eminenza. Siete un scattiatore! Ah, certo, per questo... Gli conosco benissimo di quell'odore, il vostro, fino al conte di Cagliostro, si sente lontano un miglio. Vi offro di entrare in società con me. In società, cuttia, ma usai tu con cui stai parlando? Un palazzo sudorato d'ogni cura circondato, poi di tutto l'ufficiato di cadì. Come cori troppo buono camire si sotto sogno che dereditario trono mi impedì. Piacere di la scienza dispensata, la potenza di pizza e beneficenza. Ogni dì per l'appunto viaggiatori se immagino con amore però papà me valori sbalordì. D'ogni bene si la punti di sempre ma solo fronte e tutti tu vuoi conti mi insegni come non altri suonanti e più buono d'un diamante picco picciolo intriganti mio di qui. Questo non vi impedisce che siate nei guai per quella pomata, come io per certi affarucci. A tutti e 2,5 milioni di luigi d'oro farebbero comodo. Se questa notte invece di quella ragazza si presentasse al cardinale una persona di nostra fiducia sotto le spoglie della regina e ritirasse il gioiello. E sta persona usaria? Io! E che cosa? Io so invita re e la regina perfezione. Di pari fissa a me riconosceria. Ieri sera non mi ha riconosciuto, mi ha parlato a lungo credendomi la regina e non mi riconoscerà neanche stasera se verrà l'appuntamento.
e mi su casta far rinesci, e io ti ci avrei a pari. Il cardinale ancora indeciso, ha paura, rassicuratelo, mandatelo all'appuntamento. Ditegli che le stelle sono propizie, e ditegli quello che volete. A voi darà ascolto. Ma passatemi un caffè. Caviti u collie, due terzi a me, uno a voi, miezzo e miezzo. Ora che ti venni, un cardinale e gioiellieri saranno per la foto. D'accordo. Ma sì, d'accordo, palestini, non vanno a trovare me qua. Assunta, accompagno signori. E loro non tante sono, e l'eroe, e l'amore, e la borsa che l'adoro, e loro che va per noi. Come è l'aria un caffè a Parigi, pur si fatto in casa, a va essere l'acqua. Mi riavi tutto il mondo, ma ho caffè di Paliemmo, non l'hai bevuto più. Casa.
Assunta. Suonarò a poeta. Eminenza, signori, signora. Signor di Cagliostro, abbiamo bisogno dei vostri lumi. L'affare che conoscete ha preso una nuova piega e francamente mi preoccupa un po' la persona che sapete. Vuole che acquistiate per lei un oggetto assai prezioso. E che glielo consegnate questa notte nel Gran Verso, al parco di Versailles, a mezzanotte. Capite che abbia insistito tanto per consultare il conte. Sa tutto, vede tutto e può consigliarmi meglio di qualunque altro. Stamattina. Va bene, firmato Maria Antonietta di Francia. Mi essi un figurbono, ci vola peggio vecchia. Coggio d'ampiso e lacrima di puttana. Cosa state borbottando? Dico che questa firma è falsa, falsa, falsissima, come il sangue di Giuda, piccirigia, firma genuina. Sua maestà desidera che firmate, non potete rifiutarvi, eminenza, non potete. Allora, se vostra eminenza vuole, sono ancora indeciso. Ebbene, ascoltate. Questa notte ho fatto un sogno chiarificatore. Questa fu la mia visione, dalla cima d'un torrione, di sorgere un dragone con i denti di leone. E ora fatemi attenzione, una nuova apparizione, se ne uscì da un nuvolone, un magnifico moscone con in testa due colone. Spicca il volo sul dragone, l'intento in un moscone, quindi in pezzi si strapazza, ogni pezzo un gocciolone, ogni goccia un alluvione. E qual è la spiegazione? Voi siete il dragone, la regina e quel moscone, che vi mangia per passione ogni intenso cucciolone, un enorme brillantone dell'amore vi depone. Che felice conclusione! Amori ferò visione e ci criri giù minchioni. In tal caso dovrò firmare. Ascoltatemi tutti. Questa notte, come avete certo letto nelle gazzette, una cometa attraverserà il cielo di Francia
la presenza del corpo celeste aguirà le mie facoltà. È opportuno che io stesso v'accompagni al parco, eminenza, prima dell'incontro. E seguiremo un sortileggio rarissimo e infallibile. Da esso sapremo se il luogo e l'ora sono propizio all'incontro e alla consegna del gioiello. E adesso firmate. Pregiata. Quante storie per uno straccio che non serve più, tanto lo spettacolo non si fa. Che vuoi saperne tu? Guarda come l'ha ridotto il domino di sua maestà la regina. Il re l'ha proibito, ha gridato, questo matrimonio di figlie detestabile non si farà mai. E la povera Antonietta giù a piangere. Cialtrone, se ti sento ancora una volta dire Antonietta, ti faccio mandare in galera. Si dice sua maestà. Hai capito? Sua maestà, imbecille. Sua maestà. Sua maestà. Sua maestà. Sembra Figaro il mio cappellino? Mi sta meglio così? Senza paragone, mia bella Susanna. Sbrighiamoci, partiamo via. A proposito di Antonietta, la sai? L'ultima barzelletta, quella della candela. Io no. Ah, è magnifica! La raccontava ieri sera il padrone.
Regina messa a letto, il defilo, questi la richiama e le chiede, mamma, quando papà va a letto gli rimbocchi le coperte? No, risponde la regina, ci pensano i gentiluomini. Regina messa a letto, il defilo, questi la richiama e le chiede, mamma, quando papà va a letto gli rimbocchi le coperte? No, risponde la regina, ci pensano i gentiluomini. E allora mi defilo, mamma, quando papà vuol dormire, gli spegni tu la candela? No, e allora? Allora, il defino, mamma, con la quale non mi spegni con la candela. No, il defino, insomma, mamma, se non mi spegni nemmeno la candela. Insomma, mamma, il corpo d'una vergine innocente. Ca assunta nocentie, nocentissima. Anche vergine assunta. In mezzo al cerchio, signore, silenzio. Signore,
incantesi, che poi mi sento male. E che scanto hai, brutina? C'incanne sono che non riesce a far dire in trance. Fa che giocatori! E ne spicciamo già 2 minuti. Poi tu mi aspetti in doga, Alessi, e io di qua non mi muovo e sorveglio l'incontro. E se un signore della tagnarette grida di filarsela con lo collier, con mia va a fare conti. Silenzio, silenzio. Spirito che sai tutto, rispondi de profundi ciclomavi, arma di rumpe canon. Premito mi scuote, chi mi chiama? La cometa! Ma ti pare a maniera di tare d'interra o tota? Ma che ti vuoi rompere l'ossa? Thank you.
guardate! Uno, due, speriamo che riesce! Ma fatelo posso, Dio! Tre, i tre cerchi ti circondano, oh padre di bello! Sembava il figlio di Gine per sleale concorrenza che hanno fatto tanti anni. Lasciatemi in pace, non vi darò un bel niente. No. Ne ho fin sopra i capelli delle vostre anime, della tua.
poi? Non so che farmene. Fammi uscire di qui. Senti, io posso darti quello che vuoi. Tutto, hai capito? Sbrigati, dimmi cosa vuoi. Non lo so. Uff, insomma, qualcosa vorrai. Ah già, il tuo progetto. Un progetto azzardato, rischioso. Riuscirà senza di te. Sei un presuntuoso. Sono quello che sono. Non hai altro da offrirmi. Ma certo, un dono meraviglioso. Posso farti vivere la più straordinaria storia d'amore. Grazie, non mi interessa. Mi fai veramente pena. Sei un pagliaccio, senza ideali, senza nobili aspirazioni. Pagliaccio, ma pazzo non sono. Non so che formere di quel tuo dono. Solo sugli asini l'amore impera. Meglio la febbre, la peste nera, meglio la fame o la galera, meglio la furia del creditore. Ma che impostore! Meglio l'otite e l'interite e l'epatite e la colite, che hanno le trite e scemolite e le patite per causa d'amor. Le notti a vegliare, i giorni a sperare, le rese, le spese, le mane contese non fanno per me. Le mille vergogne, le tristi menzogne, le tristi vergogne, le tristi sfadogne, le tieni per te. Questo vuoto mi sembra di svegliarmi da un lungo sonno che cerchio la testa. Sarà paura che il piano non riesca. No, è strano, tutto mi sembra così inutile. Tante volte ho lasso a te.
Allontanarla. Non temete, tutto andrà bene, benissimo. Ormai la vita ha un senso. Ma chi è? Ubriaco è? Andate a mascherarvi, fra poco il cardinale sarà qui col gioiello. Io lo aspetto alla fontana d'Apollo, e niente scherzi. Siamo d'accordo, vi attendo in fondo al parco. Quando avrete in mano la collana, raggiungetemi. Ma la contessa? La contessa mi ha tormentato per 10 anni. Ora avrà quello che si merita. Voi siete divani. Dalla giovane dolce, saremo felici. Va bene, andate. Come
vasca di Nettuno, il cardinale là che t'aspetta. Alla vasca di Nettuno! Sì, c'è stato un cambiamento, corri, non perdere tempo. Delle donne, credevate di farmela, ci riuscirò da solo, in barba tutti voi. Povera Nicole, sei la mia ultima cattivazione, perdonami. Eccolo. Andate ora, la regina deve trovare. Thank you.
vita. Siamo attoniti e indignati. Suonar, già sento dei cani da muta abbaiar. Silenzio, ordine di Sua Maestà, la regina dorme a Trianon. Avrà bisogno di riposo, è rimasta a giocare a carte al castello fino 10 minuti fa. Io giocavo un tavolo vicino e le ho visto perdere 30.000 luigi. E il re che le aveva raccomandato di non giocare, cosa dirà? Le perdonerà e intanto si consola andando a caccia. Deficit più, deficit meno.